venerdì 11 novembre 2022, buongiorno, buon San Martino dalla redazione della Nuova Riviera. Iniziamo subito con la rassegna stampa quotidiana per quanto riguarda il Piceno. Partiamo con il Corriere Adriatico, la foto principale in prima pagina parla dei rincari delle bollette, la bolletta dell'acqua sarà più cara, scatta l'aumento del 15%, quindi in alto l'annuncio dell'arrivo di una rotatoria sulla Salaria entro l'anno, il progetto definitivo per il tratto di Mozzano, a disposizione 25 milioni di euro con l'eliminazione della curva sul torrente fluvione che in passato ha causato incidenti mortali. Le Marche tremeranno, sempre meglio attrezzarsi, è il parere, l'opinione del geologo Mazzoli sentito intervistato dal Corriere Adriatico. Folignano, 30 telecamere contro gli episodi di microcriminalità. Quindi San Benedetto, l'archistar Canali ha pronto il progetto dello stadio Ballarin, mentre a Grotta a Mare la Fiera di San Martino con 350 bancarelli, acrobati e spettacoli. La fiera ci sarà oggi e domani e torna nella sua versione, la prima versione definibile post-Covid. Tods, crescita a due cifre, qui i migliori artigiani per quanto riguarda l'economia della regione. L'Ascoli, quindi lo sport, va all'assalto della capolista Frosinone. Andiamo all'interno del giornale, ovviamente le prime pagine sono ancora dedicate al sisma che l'altro ieri mattina ha fatto tremare l'intera regione. Ancora trema tutto, 150 scosse dal mare in 5 casi hanno superato la soglia della magnitudo 4 a Quaroli, i danni maggiori a beni storici e architettonici. Quindi l'intervista al geologo Mazzoli, terremoto è per sempre, cominciamo ad abituarci. Andiamo avanti con il giornale, andiamo direttamente alle pagine di Ascoli, viabilità più sicura sulla Salaria, curva sul fluvione da eliminare. Mozzano, entro l'anno il progetto definitivo che prevede la rotatoria per l'intervento da 25 milioni, lo stanziamento previsto dall'ANAS è di 25 milioni di euro, ora si partirà con l'iter che porterà alla realizzazione dell'opera, con le indagini archeologiche in tutta l'area. Andiamo avanti sempre con le pagine di Ascoli, restyling all'ospedale per ospitare lo studentato, verifica progettuale per il polo tecnologico dell'università. Cantieri a rischio, se non è possibile cedere i crediti, la CNA esorta governo ed enti, così il superbonus è inutile. Ieri mattina abbiamo intervistato il direttore di CNA Picena, Francesco Balloni. Ancora Folignano, rete di videocamere per vigilare sulla città. Andiamo avanti con le pagine di Ascoli, la bolletta dell'acqua, eccola qui, sarà più cara, una brutta notizia, un aumento del 15% nei prossimi due anni a seguito dell'innalzamento dei costi energetici. Ameli, una scelta inaccettabile della CIP che avrà ripercussioni sui bilanci delle famiglie. Quindi il virologo Burioni parla degli effetti del Covid-19 nel convegno che si svolgerà ad Ascoli Piceno ed è organizzato dall'associazione Donne Medico. Andiamo alle pagine di San Benedetto, si torna sulle polemiche politiche degli ultimi giorni sulle opere, polemiche che hanno riempito le pagine dei giornali che parlano della Riviera. Facciamo le opere senza vendere, Piunti ha lasciato un sacco di guai, è la replica del vice sindaco Tonino Capriotti all'ex primo cittadino. Il 19 Canali svelerà il progetto Ballarin, Ascoli svelta a soffiarci il centro per l'autismo, ancora polemiche dal centrodestra, dall'ex assessore Carboni doveva andare nella zona di Santa Lucia. Il Green a tavola, la certificazione verde che ieri ha visto la cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti in comune, bar, gelaterie e pasticcerie. Rotary premia i locali green. L'obiettivo del progetto è la riduzione degli impatti negativi sull'ambiente. L'iniziativa è stata svolta in collaborazione con il Circolo di San Benedetto di Legambiente.
patologie degenerative e le malattie vascolari. Test neurologici per intercettare i primi sintomi. Si parla del convegno che si svolgerà, il convegno nazionale che si svolgerà all'Hotel International dal 14 al 16 novembre. Quindi andiamo a Grotta a Mare, dove oggi e domani prenderà vita la Fiera di San Martino, che diventa anche uno show acrobati, combattenti, falconeria. Nei 9.000 metri quadrati di stand espongono 350 ambulanti provenienti da tutta Italia. Quindi l'incidente di ieri mattina in autostrada, che ha creato tanti disagi a traffico, ma fortunatamente non ha provocato il ferimento grave di nessuno. Bene, andiamo al Carlino. Anche in questo caso anche il giornale bolognese parla del caro bollette per quanto riguarda l'acqua e degli aumenti in arrivo, rincari dell'8,4% da subito, un patto tra i sindaci di Ascoli, Fermo e San Benedetto per evitare la stangata. Nonostante il sisma e il Covid, la famiglia non ha lasciato i sibillini. Parliamo del post sisma del 2016, noi siamo ancora qua a Pescara del Tronto. I Petrucci, la famosa famiglia che gestisce la macelleria Petrucci, lavorano carni da quattro generazioni. Ciglia di furti in vallata, ladri in azione anche di giorni e di giorno. Maria Grazia Lampa torna sui brutti episodi legati ai furti e alla presenza dei ladri lungo il territorio. Quindi la cronaca giudiziaria: estorsioni e lesioni a San Benedetto per un debito di gioco, condannato giovane. Andiamo avanti con il giornale bolognese. Sopralluoghi nelle scuole del Piceno dopo il terremoto, si muovono l'Arengo e la provincia. Nessun danno nei plessi dopo la potente scossa di martedì. Fioravanti, non abbiamo le prove di carico vista la distanza con l'epicentro. Intanto, sempre di scuola, si parla: Acquaviva, avviata la pratica per il vecchio polo scolastico, sono le conseguenze del sisma del 2016. E ancora l'intervista appunto alla famiglia che gestisce la macelleria Petrucci, che è rimasta nei luoghi del sisma. Era giusto rimanere qui nelle zone del terremoto. Quindi l'intervista al sindaco di Arquata del Tronto: continue scosse, bisogna restare calmi. Parla Michele Franchi, che si stringe al nord delle Marche, prima l'alluvione e ora questo. Sono ore davvero difficili, la terra intanto continua a tremare con nuovi eventi sismici che interessano la zona tra Pesaro e Ancona. Andiamo avanti con il giornale. Ecco, bolletta dell'acqua più cara, patto tra sindaci antistangata, scattano gli aumenti dell'8,4% dopo una diffida inviata dall'Arera. Ascoli, Fermo e San Benedetto, con aiuti del governo si torna indietro. Ancora Ascoli, terrorizzava la ex, cronaca giudiziaria, chiesto il rito abbreviato. Tra febbraio e marzo 2021 la 35enne romana aveva deciso di chiudere con la scolano, ma lui ha iniziato ad avere comportamenti ossessivi. Ancora sui furti che stanno interessando la zona della vallata, in particolar modo l'area di Castel di Lama, vallata presa di mira dei ladri, furti a raffica anche in pieno giorno. Si sono mossi tra Castel di Lama fino a Villa Pigna. Si tratta di una banda. Andiamo a San Benedetto: 3 milioni per messa in sicurezza e parcheggi, sistemazione dell'albola. Il comune chiede oltre 3 milioni di euro al ministero per gli argini del torrente e i nuovi stalli a sbalzo. Ancora si parla della palestra Manzoni di Via Ferri, con gli ultimi aggiornamenti sul ripristino della struttura, che è stata temporaneamente interdetta per delle infiltrazioni di acqua. La denuncia: la pineta dei Funai come una discarica. Ecco l'eloquente immagine a corredo dell'articolo firmato da Marcello Iezzi. Green a tavola, 15 i premiati della Riviera. Legambiente e Rotary per il secondo anno dell'iniziativa dedicata alla sostenibilità ambientale. Ecco chi ha ricevuto il riconoscimento. La cerimonia, dicevamo, di consegna dei riconoscimenti è andata in scena ieri mattina nella sala consigliare del comune. Il vescovo Bresciani sale a bordo per la visita alla capitaneria. Turismo meglio del pre-Covid, Grotta a Mare brinda per i numeri delle presenze che hanno raggiunto livelli precedenti ai tempi più duri. Quindi quando Marano diventò Cupra, il decreto originale, lo abbiamo scritto ieri, l'anniversario del passaggio di denominazione, quando il paese passò dal nome di Marano a quello di Cupra Marittima.
Andiamo a vedere lo sport con l'Ascoli, prova a sognare oggi la sfida con il Frosinone, appuntamento al Del Duca con la capolista, serviranno esperienza ma anche cinismo contro i ciociari, reduci da 5 vittorie consecutive, quindi Bucchi, l'allenatore bianconero, questa sarà una partita bellissima. Serie C, Fermana scaccia le ombre, al Recchioni arriva l'Alessandria, la squadra di Protti si prepara alla sfida senza De Pascalis e Tulissi, il presidente della Lega Pro annuncia il 13 novembre diamo un segnale diverso. Serie D, la tormentata Samba che vuole rialzarsi, la trasferta sarà ad Agnone, sarà senza tifosi, scrive il Resto del Carlino. Contro la Vastese la formazione di Prosperi dovrà fare a meno dei supporter a rischio Zaffagnini e Chinellato. Per l'Osservatorio, per ragioni di sicurezza, quella ad Agnone viene definita una partita a rischio. Bene, andiamo a vedere le pagine di sport del Corriere Adriatico che apre con l'Ascoli, fame di punti per l'alta classifica. Il Frosinone questa sera affronta i bianconeri senza la rivelazione. Caso, il picchio è in vantaggio nel bilancio dei confronti, nelle ultime due stagioni sono arrivati soltanto pareggi. In campo oggi alle 20:30 e le probabili formazioni nella grafica realizzata dalla redazione sportiva del giornale anconetano. Seconda pagina ancora dedicata ai bianconeri, sconfiggere il Frosinone come regalo al patron, Bucchi è il suo compleanno, vogliamo continuare la striscia di risultati. Fabio Grosso non si fida dell'Ascoli, avverte al Del Duca, sarà dura. Samb, il Corriere Adriatico invece scrive l'esatto opposto del Resto del Carlino, via libera ai tifosi, la questura di Isernia ha revocato il divieto di trasferta, da oggi sono disponibili 150 biglietti, la partita ad Agnone con la Vastese potrebbe essere un bivio per l'allenatore Prosperi, oggi probabilmente arriverà l'ufficialità di questo via libera ai tifosi o della chiusura della trasferta ai supporters rossoblù. Così sarà finalmente possibile fare chiarezza. Quindi in basso l'Atletico Ascoli vuole continuare la fuga in classifica. Bene, anche per oggi è tutto, vi auguriamo una buona giornata, continuate a seguirci su www.lanuovariviera.it.